miocardite benigna semplicemente non esiste. Non esiste in letteratura medica un termine così assoluto che possa definire una miocardite. Perché un'infiammazione del muscolo cardiaco al massimo può avere un decorso benigno che è diverso da dire miocardite benigna, sono due cose completamente diverse. Se voi andate a leggere la letteratura medica a riguardo, vi rendete conto che le due cose sono totalmente non sovrapponibili, cioè, anzi, bisogna dire, essere chiari su un concetto. Quando il cuore subisce un'infiammazione da farmaci o da virus, non è che poi ne esce senza danno e senza segni. Nella maggior parte dei casi, anche se il decorso è benigno, il danno rimane, il segno di qualcosa che, non è, che è andato storto nel tessuto miocardico, se non anche quello pericardico, perché certe miocarditi possono degenerare in pericarditi. Ebbene, ecco che un cuore che ha avuto un'infiammazione del genere non è certo un cuore che non ce l'ha avuta. Quindi è meglio non averla la miocardite, giusto? E inoltre, in letteratura medica è noto che la maggior parte delle volte la cosa invece cronicizza e può purtroppo avere anche un esito fatale. Quindi, cioè, rischiare una miocardite non è come rischiare un mal di stomaco, insomma, sono due cose molto differenti. Cioè, usare i termini miocardite benigna quasi come dire ma sì, ma ti è venuta una piccola influenza, poi te passa, non è proprio corretto scientificamente e in toni di medicina, in termini di medicina. Quindi voglio dire, se non vi basta questo video, più tardi vi leggerò proprio cosa dice l'enciclopedia medica che ho di là, che è una delle più serie, tra l'altro. Arrivederci.